ha adottato vari escamotage per cercare di eludere le indagini in corso. In particolare cercava di incontrare la vittima dell'estorsione nei posti in cui non poteva essere microfonato, quindi la spa ad esempio di un albergo, piuttosto che al ristorante, ha consegnato e ha fatto consegnare al cameriere il cellulare della vittima. Così come gli appuntamenti sono quasi sempre avvenuti all'aperto. Ricordo l'appuntamento per la sottoscrizione di un contratto di consulenza di 96.000 euro che è avvenuta alla Gueglia sulla strada statale.